150 persone in stato di fermo a Bruxelles al Salone dell'Auto sono gli attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion, rilasciati dopo l'identificazione. Hanno agito all'interno degli stand con un'azione dimostrativa colorita. Con questa azione lo scopo è veramente quello di permettere ai cittadini e alle cittadine di dire: noi non vogliamo più subire le pressioni da parte dell'industria dell'auto. Quello che dobbiamo stabilire è invece un altro modello di mobilità che favorisca un cumulo di diverse alternative, che siano giuste sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale. Extinction Rebellion afferma che i fabbricanti d'auto e il loro indotto siano tra i principali responsabili delle emissioni di CO2 che stanno surriscaldando il pianeta. Alcuni militanti si sono inoltre incatenati ai volanti di alcuni modelli d'auto presentati.